Salve a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Come promesso, una volta a settimana risponderemo alle vostre domande, ma in questo periodo non stiamo rispettando la settimana, stiamo facendo video ogni giorno. La domanda che mi avete fatto in tantissimi è: l'assicurazione che ho nella mia scuola di danza vale anche per l'associato a casa sua? No, l'assicurazione non è estendibile, quindi il socio è responsabile di se stesso. Allora, quali sono i rischi per gli insegnanti? Assolutamente nessuno. Partiamo dal presupposto che in questo momento non è nulla di definito, quindi non è nulla chiaro. In questo frangente, tutto quello che diremo momentaneamente può non essere corretto anche nei prossimi giorni, essendo un cambio repentino su leggi, modo di comportarsi, sospensioni. Questo video discute attualmente quello che si può svolgere e quello che non si può svolgere. L'insegnante di danza, svolgendo lezioni sul social network, Facebook, Skype, assolutamente svolge un servizio ai propri soci in maniera totalmente gratuita. Quindi l'insegnante non è responsabile di cosa accade al socio, a patto che ovviamente il consiglio dell'insegnante non sia un consiglio che porti il socio a creare un danno fisico. Quindi il mio consiglio è: l'iniziativa è ottima. Anch'io ho fatto un video che vi metterò in descrizione e dove potete visionare quali sono i modi più opportuni per svolgere una lezione online. Però un altro consiglio molto importante è farsi inviare una mail da ogni socio dove dichiara di essere consenziente, in primis ad essere ripreso nel caso in cui si svolge una videoconferenza con Skype e tutto, nel caso in cui vogliate registrare la lezione. E in secondo punto, di essere consapevole che l'assicurazione svolge la copertura esclusivamente nella sede e non nelle proprie case. Spero, come ogni volta, che i miei consigli siano stati utili. Io sono Danilo Ramanic, presidente Danza Italia e responsabile nazionale del settore danza di ASI, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Ciao a tutti!